Dunque, buongiorno a tutti. È acceso questo così? Sì. Ma io mi guarderò bene dal fare conclusioni di una discussione a cui tra l'altro non ho assistito per gran parte della mattina perché purtroppo avevo degli impegni in Senato e mi limiterò a fare qualche umile riflessione perché giustamente la politica, soprattutto in questo periodo, ha difficoltà a dare orizzonti, visioni e quindi soluzioni, perché io sono molto d'accordo sul fatto che ciò che noi sintetizziamo con meritocrazia è un cambio profondissimo della cultura e dell'organizzazione del Paese. Deve cambiare la politica, ma dobbiamo cambiare tutti noi, perché io ricordo che ogni volta in cui si è tentato di introdurre legislativamente o attraverso diciamo, un cambio di organizzazioni pubbliche, ma non solo, anche per esempio nel settore degli incentivi alle imprese, ci tornerò tra un momento, c'è stata sempre una reazione molto molto negativa, di resistenza, di rifiuto, perché noi abbiamo diciamo interiorizzato negli ultimi decenni questa idea ingannevole dell'egualitarismo come fattore di giustizia e di solidarietà sociale, che invece si è trasformato in un fattore di enorme ingiustizia ed enorme esclusione sociale, oltre che di perdita di qualità, di competitività dell'intero sistema. E di fatto questa diciamo, ingannevole idea egualitaria ha legittimato un sistema in cui l'upgrading economico, professionale, sociale è stato realizzato prevalentemente sulla base di un sistema di relazioni più o meno ampio riferito ai diversi segmenti della società. Basta pensare alla pubblica amministrazione, al sistema delle banche, dove più che nelle banche si è espletato hanno una derivazione in parte pubblica, ma ormai sono società per azioni quotate nelle borse, e però ancora adesso mi sembra di capire, guardando al panorama che ci sta davanti, questo elemento è fortissimo. Pensiamo all'università. Io ho sentito con grande interesse le cose che si stanno facendo in alcune università, la Bicocca, ma non solo, ma per decenni il sistema universitario è stato costruito su un sistema di cooptazione relazionale prevalentemente, in cui diciamo la qualità scientifica non è stato l'indicatore prevalente. Pensiamo al sistema delle imprese private, dove noi siamo stati caratterizzati da un sistema con pochi capitali e molte famiglie, dove quindi non è stato l'elemento diciamo del risultato economico, ma l'elemento del consolidamento del controllo piuttosto che della dinamicità del controllo sulla base dei risultati economici. Pensiamo, e qui diciamo non ce n'è, al sistema delle società pubbliche, che però rappresentano un pezzo molto grande dell'economia, in cui il sistema di cooptazione è stato fatto sulla base di criteri, vogliamo dire, misti, per essere generosi. E quindi, ecco, allora io credo che l'operazione che va fatta, e questa è un'iniziativa da questo punto di vista molto importante, è un'operazione prima di tutto culturale, e cioè incominciare a far capire all'opinione pubblica italiana che l'idea tutti uguali è un'idea ingannevole che danneggia soprattutto chi è oggi escluso, perché dentro ciascuna delle persone che è escluso dal sistema di potere c'è una capacità, un talento, una possibilità di costruire se stesso che questo sistema impedisce di emergere e di essere riconosciuto. E io credo che il luogo principale in cui questo iniziale, se questo è vero, richiede un cambio di cultura e quindi un processo di generazioni, in cui ovviamente noi dobbiamo stimolare, introdurre innovazioni, ma
ha bisogno di tempo e insomma fa parte della nostra storia, adesso non mi voglio allargare troppo per capire le ragioni profonde storiche per cui noi abbiamo questo approccio, però deve cominciare dalla scuola e direi dalla famiglia. Quello che noi vediamo oggi nella scuola è preoccupante, perché è il rifiuto di questa idea, adesso il nostro premier l'ha sintetizzato con l'idea del sei politico, ma è esattamente quello, no? In cui l'impegno, la capacità di fare, anche però il coraggio di esprimersi, no? Perché poi c'è un'educazione al conformismo che non fa bene nemmeno alla cittadinanza, perché non costruisce la capacità critica, e come la capacità critica si realizza, e quindi non fa bene proprio alla qualità della nostra convivenza democratica. Quello che sta succedendo nella scuola io credo sia preoccupante da questo punto di vista, perché tende a perpetuare quella cultura. Io ritengo che sia meno diffusa di quanto la voce di chi protesta farebbe credere, perché credo che chi ha contatti, io non mi occupo direttamente di scuola, ma i contatti ce l'abbiamo anche per esperienza personale, ogni volta noi ci rendiamo conto che ci sono differenze, che c'è il disagio sul fatto che queste differenze non vengono valutate, che c'è voglia di autonomia, perché solo attraverso l'autonomia queste differenze vengono o sanzionate o diciamo riportate all'ordine o riconosciute in termini, perché ci sono degli insegnanti bravissimi che fanno enormi sacrifici che non vengono riconosciuti sul piano sociale proprio perché vengono appiattiti dall'egualitarismo, che avrebbero bisogno, per esempio adesso viene banalizzata questa cosa di 500 euro all'anno, ma invece io la trovo molto importante, perché poter rispondere a degli stimoli, a degli interessi culturali attraverso un corso di formazione o una mostra o una pièce teatrale è importantissimo per rinfrescare, no? Anche la voglia di trasmettere la cultura. Quindi io penso che l'importanza di questa iniziativa è prima di tutto un'importanza sul piano culturale. Abbiamo visto le esperienze delle imprese, sono imprese spesso di formazione straniera, anche se animate da manager italiani. Dobbiamo sempre di più importare, ma vedete, noi abbiamo delle difficoltà che hanno prodotto veramente dei mostri. Io nel mio percorso dentro l'amministrazione ci sono state moltissime opportunità in cui sono stati introdotti questi elementi di potenziale differenziazione che sono stati assolutamente sterilizzati. Penso per esempio alla dirigenza pubblica. La dirigenza pubblica ha avuto una grande rivoluzione che è stata quella della contrattazione privata, privatistica, in cui c'erano e ci sono retribuzioni di risultato che rappresentano una quota consistente della retribuzione differenziate, che alla fine si sono invece allineate tutte allo stesso livello. La questione dell'introduzione della immissione dei precari, aveva ragione quella insegnante che è intervenuta, perché noi ondeggiamo dal solidarismo, perché queste persone sono state impegnate per anni in un modo assurdo, perché il sistema non ha funzionato, perché c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi un modo distorto di impiegarli, e oggi noi immettiamo non 100.000 quest'anno, ma sulla base di un concorso credo scarsamente selettivo ne immetteremo altre 40.000, il che va benissimo ed è anche sul piano personale un riconoscimento che non si può negare, però noi dobbiamo sapere che non c'è stata una scarsa selezione, perché sono persone che hanno fatto un concorso, ma che i presidi, ecco, hanno testato e rispetto alle quali non possono esprimere un'opzione. Alcuni di noi avevamo proposto, ma sono stati tacitati immediatamente, che di questo grande bacino almeno ci fosse l'obbligo della richiesta da parte del preside, perché chi è già stato testato
come insegnante non all'altezza, dovrebbe essere messo almeno in un percorso di riqualificazione e non essere subito stabilizzato nel rapporto con i docenti, perché poi la scuola è degli studenti, cioè noi dobbiamo concepire la storia, la scuola come la giustizia, direi, come un servizio ai cittadini, non come una cosa che appartiene o agli insegnanti o ai magistrati, è un servizio che deve funzionare secondo certi parametri e quindi vanno bilanciati gli interessi di chi vi opera, interessi barra diritti, e quelli però primari dei fruitori, anche perché le conseguenze che in assenza di questi meccanismi si determinano sono conseguenze di lunghissimo periodo, che influiscono sia sulla formazione non di qualità degli studenti che frequentano, sia sullo sbocco occupazionale dei futuri insegnanti, perché noi dobbiamo sapere che siccome conseguiremo il più alto rapporto docenti-alunni con questa immissione nel ruolo, il mercato, chiamiamolo così, della scuola sarà bloccato per i prossimi, ma io penso non meno di un decennio, e quindi due generazioni saranno di persone invece neolaureate, più entusiaste, più aggiornate, più capaci di trasmettere le competenze che servono oggi, a cominciare da quelle digitali, saranno esclusi dall'insegnamento, e questo è una perdita di opportunità per i giovani che escono dall'università, ma anche una perdita di capacità e potenzialità di apprendimento per i giovani. E questo crea uguaglianza? No, non crea uguaglianza, perché noi vediamo che quelli che possono vanno nelle scuole private o nelle università private, e ormai io ho visto un flusso, diciamo, in cui i giovani meridionali vanno a Milano e i giovani milanesi vanno a Londra o negli Stati Uniti. Il meccanismo, no, delle classi, delle upper class. Per cui le disuguaglianze, la finta uguaglianza genera disuguaglianza. Allora ecco, io credo che queste sono le questioni che vanno, diciamo, metabolizzate, fatte assorbire dalla nostra opinione pubblica, che appena si propone un meccanismo minimamente selettivo e qualitativo reagisce in modo difensivo, come se fosse un attacco ai diritti e all'uguaglianza, senza capire che invece è, come dire, un'autofustigazione. Dopodiché io ricordo appunto questa resistenza, fatta l'altro giorno al test Invalsi, è qualcosa che danneggia il paese, no? Cioè non c'è la consapevolezza di come le dinamiche ormai incidono sulla vita delle singole persone, dinamiche che sono molto ampie, internazionali, globali, in cui noi siamo inseriti e facciamo fatica a esserlo. Così come, poi finisco perché non voglio, la questione della leadership. Guardate che la questione della leadership in cui occorre il riconoscimento sul campo e quindi una leadership autorevole e non autoritaria è ormai necessitata dalla trasformazione digitale dei modelli organizzativi, perché quello che io dico sempre, per una delle resistenze grandissime che noi incontriamo nella pubblica amministrazione al salto, alla transizione al digitale del sistema, è che mentre in passato il sistema di potere nell'impiego pubblico era un sistema verticale che si fondava sull'accesso stratificato alle informazioni, per cui in realtà la capacità di fare derivava da una maggiore possibilità di fruire delle informazioni. Oggi, diciamo, la digitalizzazione, quindi l'accesso paritario alle informazioni, fa sì che la leadership e, diciamo, il ruolo di vertice derivi dalla maggiore e riconosciuta capacità di gestire, organizzare e utilizzare le informazioni, e quindi un'organizzazione molto più piatta. Per cui inevitabilmente, se i giovani non attrezzano a questo nuovo modo di operare le loro capacità e competenze,
non saranno, diciamo, non si inseriranno in modo adeguato, soddisfacente sul piano professionale, quindi personale, ma anche economico, nella nuova organizzazione del lavoro, oppure rimarremo arretrati sui modelli di organizzazione del lavoro. E quindi, certo, i nostri giovani sono più plasmabili. Io credo che questo derivi, è una mia personale opinione, ma del tutto, non solo dall'università, ma anche molto dai licei, dove c'è un apprendimento metodologico e generalista che io credo che noi non dobbiamo perdere, oltre, io credo, alle radici che affondano in contesti territoriali in cui la bellezza, la creatività è un fatto quasi genetico. Però non possiamo mica campare di rendita. Questo è sicuramente un asset, ma poi dobbiamo metterci dell'altro. Per cui io spero che queste iniziative vadano avanti e che aiutino sicuramente in questo percorso, perché i dati che voi avete prospettato certo non sono dei più incoraggianti. Mi permetto solo di farle una domanda. La proposta del Forum della Meritocrazia per agire e invertire questa tendenza e creare appunto una rivoluzione culturale che lei ha ricordato fin dall'inizio, propone di agire sulla scuola reintroducendo un'educazione civica seria che abitui, che cresca delle generazioni con i principi della meritocrazia, e sulla parte dell'attrattività dei talenti di inserire dei meccanismi premianti per le aziende più sensibili che adottano interventi meritocratici. Cosa ne pensa? No, questo è sicuramente utile. Io penso che l'educazione civica dovrebbe essere un elemento fondante della nostra formazione, è stata sempre considerata una piccola appendice, però io credo che poi, ci sono dei valori e dei principi a cui tutto il sistema scolastico, cioè non deve essere, io credo, un'ora in cui si insegna, perché poi ci vuole che nelle altre ore quei valori siano applicati nella vita quotidiana della scuola, altrimenti diventano valori del tutto esterni e non percepiti come parte del modo di essere e di vivere della scuola. Quindi sì, a condizione però che poi quei valori siano fatti propri dalla scuola in quanto tale. Certo. È assolutamente la stessa cosa che direi a livello di imprese, conclude, la lasciamo subito andare. La meritocrazia alla fine deve essere la base di tutte le politiche aziendali, non può essere una buona pratica nella parte CSR, perché altrimenti finiamo a fare quella cosa lì, l'oretta di educazione civica, e poi si dimentica tutto. La ringrazio moltissimo del suo intervento. Bene, qualcuno vuole ancora intervenire? C'è qualche... Eccola, arrivo. Ancora 10 minuti, giusto per domenica. Buongiorno, sono una giurista, vengo dalla pubblica amministrazione, sono stata un dirigente statale e quindi ho esperienza dell'amministrazione pubblica, ma ho anche esperienza del mondo della scuola. Mia madre è stata un'insegnante di latino e greco, anche di italiano, ha vinto tutti i concorsi che ha fatto, agli anni 60. E a questo punto vorrei farvi notare una cosa: com'era considerato il merito? Cioè, chi è che valuta il merito? Deve essere sicuramente un organismo neutrale. Allora, la mia domanda è questa: come può un preside giudicare i propri diretti dipendenti, che diciamo in modo implicito? Perché? Perché un tempo si facevano i concorsi a livello nazionale. Mia madre era capace di tradurre dall'italiano al latino al greco e viceversa, quindi anche dal latino al greco. Dunque una preparazione enorme che aveva la scuola italiana. Ma non era giudicata dal suo preside, c'era una commissione nazionale che giudicava i professori, o meglio, coloro che volevano diventare professori. Allora credo che ci sia nel nostro discorso oggi, che vuole essere molto moderno, un difetto di neutralità. Cioè, chi mi giudica non può essere il mio superiore, ma deve essere un organismo, diciamo, neutro, quindi a livello... E più è lontano dal dipendente, più è obiettivo il suo giudizio. Io dalla dottoressa Lanzillotta avrei voluto un parere in merito, grazie.
prego. La prima considerazione è che anch'io ho avuto dei bravissimi insegnanti molto preparati. Peraltro avere questa grandissima competenza non è la stessa cosa che saper insegnare. È chiaro che la competenza occorre e questo va valutato molto più da vicino rispetto a una commissione nazionale. Questa legge intreccia le due cose perché, come sa, adesso verrà valutata da un nucleo di valutazione misto in cui c'è il preside, ma non solo il preside, e quindi ne è garantita anche una relativa autonomia. Il problema è che l'interesse qual è? Che, come nella dirigenza statale, chi valuta le persone con cui lavora deve avere un interesse dato dalla valutazione che ci sarà su di lui, e se la scuola non funzionerà ne risponderà il preside che ha valutato male e selezionato male gli insegnanti con cui collabora. Questa è la concezione, io credo, del nostro secolo. Gli anni 60 sono stati molto, ma erano numeri e modi, a mio avviso, molto diversi. Le lascio l'ultimo numero della rivista. Grazie. Che seguo. Grazie. Eccoci, io credo che ci sia ancora un paio di interventi. Chi vuole o chi deve andare, lo lasciamo andare ovviamente, ma grazie. È un tema che scalda gli animi, direi. Prego. Salve. Maria Grazia De Angelis, Presidente dell'Associazione Italiana di Studi del Lavoro. Il mio intervento riguarda più che altro l'esperienza di mia figlia, che è ricercatrice, responsabile di un centro di ricerca alla Columbus Ohio University, e è andata lì per terminare una parte del suo dottorato iniziato a Tor Vergata. E la cosa che ha vissuto sulla pelle e che non le è piaciuto del contesto italiano è il fatto che lei ha provato a creare sinergia con l'Università di Tor Vergata, quindi anche a far sì che un know-how fosse recepito anche in Italia e le sue esperienze potessero portare valore aggiunto non soltanto negli Stati Uniti, ma ha trovato una grossa chiusura da parte non tanto dei professori, spesso anche dei colleghi che si vedevano quasi come messi in secondo ordine o di serie B rispetto a lei, ecco. Quindi anche facilitare che la possibilità che ci siano queste interrelazioni, anche promuovendo da parte dell'università possibili dialoghi, secondo me potrebbe far sì che questo patrimonio che mandiamo all'estero forse possa essere utilizzato anche in Italia. La ringrazio, abbiamo un ultimo intervento, poi direi di chiudere, mi sa che con la musica ci stanno invitando ad andare. Salve, sono Mattia Dani, sono un consigliere del forum, uno del 9% che è rientrato e anche uno dei 5.000 che ha tentato di ottenere la riduzione fiscale, e vedremo come andrà a finire. Io sono ancora in attesa dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, poi vi racconterò come ha funzionato veramente. No, volevo un po' fare un appunto sull'educazione civica, da cui io partirei dicendo che se c'è un test nella scuola, il professore deve dire allo studente di farlo anche se è in disaccordo, perché questo è la diseducazione civica, no? Tra l'altro uno dei pilastri della meritocrazia sono le regole. La regola ci può piacere o non piacere, però che il maestro mi dica di non rispettarla è il contrario dell'educazione civica. Per quanto riguarda, invece mi è piaciuto molto l'intervento dei presidi, noi come associazione un po' quello che si è visto è come far accettare, come poi vendere, come vendere il sistema di valutazione dentro un'organizzazione che deve essere riconosciuto come non discriminatorio e anche con certi parametri di scientificità, no? Sicuramente noi come associazione possiamo fare questa consulenza, cioè creare la rete, poi dire guarda, noi abbiamo queste persone che naturalmente devono venire e dire il vostro sistema o la vostra scuola sta usando sistemi che dal nostro punto di vista, e noi siamo esterni, sono non discriminatori, no? e hanno certi requisiti, no? Perché in effetti quello che è difficile fare dal di dentro è vendere, no? Cioè aiutare il preside a vendere al proprio interno questo è sicuramente quello che noi come associazione possiamo fare,
cioè non direttamente ma mettendo a rete, appunto, si è anche citato questo tema della rete. Approfittando del tema della rete, questa è anche un'occasione per riconoscerci, no? Associazioni diverse che hanno lo stesso spirito e che lavorano magari da anni per affermare dei principi appunto meritocratici che fino adesso hanno avuto difficoltà. Qui c'è la rappresentante di un'altra associazione, ASFOR, delle scuole e formazione, che porta avanti questo discorso. È da 25 anni che voi avete un processo di accreditamento dei master, riconosciuto a livello internazionale, perché siete dentro diversi network e in Italia non avete invece avuto così tanto riconoscimento fino ad ora. Grazie, io sono Barbara Santoro e appunto sono qui in rappresentanza di ASFOR, che è l'Associazione Italiana delle Business School. E noi abbiamo appunto questo sistema di accreditamento che si confronta a livello internazionale con simili organizzazioni, diciamo noi di iscritti ne abbiamo 80, non so, in alcuni paesi del Sud America e del Centro Sud America sono tipo 800, no? Però in questo caso stiamo valutando la bontà e la serietà dei master. Invece da poco abbiamo istituito una nuova associazione che invece vuole riconoscere la professionalità e le competenze dei formatori, e quindi questa è la nuova associazione che abbiamo istituito da poco, in maniera tale da appunto poter riconoscere effettivamente con dei criteri oggettivi in merito. Io però volevo fare un piccolo contributo, dare un contributo personale. Io ho avuto la fortuna, all'epoca mi sembrava una grande sciagura, di crescere all'estero, perché sono emigrata in Canada quando avevo 7 anni, quindi ho potuto fare tutte le scuole in Canada, che è diverso dagli Stati Uniti, tengo a dire, e anche le mie prime esperienze di approccio all'imprenditorialità e al lavoro. E ho imparato qualcosa inconsapevolmente che mi ritrovo oggi, perché io mi occupo di comunicazione internazionale, soprattutto prendendo in considerazione l'interculturalità. E quello che voglio dire è questo, che il valore di cittadinanza che io ho imparato in Canada è fondato sulla responsabilità individuale. E questo può sembrare ovvio, ma non lo è, ma anche su una volontà di coltivare consapevolezza e autostima. Perché il merito ci deve essere riconosciuto dalle organizzazioni, ci devono essere le normative dei paesi, ma se ciascuno di noi non lo sente, quindi se non è coltivato a monte, non lo richiede, non se l'aspetta nemmeno, e allora subentrano altri meccanismi di sotterfugi, di corruzione, di cooptazione, non so come dire, non mi fido delle mie stesse capacità e quindi gioco con quelle regole. No? E allora io questo tema lo stiamo sviluppando dal punto di vista anche femminile, perché anche qui c'è una forte componente, non mi sento di meritare, quindi non chiedo. No? E allora accuso gli altri di non riconoscermi, allora mi aspetto da fuori delle soluzioni. Ecco, io certe volte, per una buona parte della mia vita, mi sentivo sfigata perché non ero cresciuta in Italia, invece sono cresciuta in questo paese così remoto, come dire, ingenuo, giovane, no? Però cavolo, oggi che mi confronto nel mondo del lavoro e nella civiltà, proprio nel contesto sociale, dico, ma meno male, sono completamente disadattata, perché non riesco, no? Certe volte le cose più ovvie mi sembrano impossibili, però ecco, volevo dire forse che se riuscissimo, non so come, a lavorare dal bottom up. Noi adesso stiamo facendo, questa iniziativa è meravigliosa, perché lavora non top down, ma a un livello orizzontale, dice ciascuno di noi, organizzazione. Non so come, però lavorare forse con i giovani. Sì, ma se ne vanno meno e hanno l'idea di andare per voler tornare. Io lavoro con i giovani tutti i giorni,
per prepararli al colloquio di lavoro e l'internazionalizzazione, ma io lavoro sulla loro consapevolezza delle loro radici, quello che diceva la Lanzillotta. E se tu hai questa consapevolezza, uno, vuoi andare a dimostrare, e due, poi ti viene voglia di tornare. Guarda che è diverso da come pensiamo. Ma non c'è tu, sì, sì. Sì, però misuriamo il periodo. Lei ha fatto uno studio. Misuriamo il periodo. In che periodo? In che cosa stiamo esaminando? Un anno, due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni? Il ritorno, forse secondo me, lo scopriremo più avanti. Io sono... Se lavoriamo sulla consapevolezza e l'autostima. Quando saremo più anziani, più saggi e più consapevoli. Beh, cerchiamo di accorciare i tempi perché mi sa che il mercato non ci dà più respiro, esatto. Io ringrazio gli speaker, ringrazio tutti quelli che hanno voluto intervenire e dare il loro contributo. Ci rivedremo sicuramente, al momento non so ancora quando, ma vi faremo sapere perché abbiamo i vostri indirizzi e l'intento è quello proprio di continuare questo dibattito in maniera assolutamente proattiva e concreta. Grazie a tutti, arrivederci.